Noi lo abbiamo detto sempre e chiaramente, dobbiamo imparare dagli errori della storia, altrimenti siamo diabolici. Errare umano, perseverare diabolico. In Libia il disordine che c'è lo abbiamo creato con quelle operazioni di bombardamenti nel 2011. Se oggi Matteo Renzi, unilateralmente o non unilateralmente, decide di fare un'operazione in Libia militare, che sia aerea o che sia con gli stivali sul terreno, si sta rendendo complice, come Berlusconi e Napolitano nel 2011, di ulteriori disordini, di ulteriori flussi migratori e di ulteriori eventuali rapimenti in quella regione. Noi pensiamo che se la Libia è un paese che è stato tenuto insieme da un dittatore, Gheddafi, e oggi si vuole dividere perché ci sono delle lotte di tribù lì in mezzo, lo possa fare, l'importante è che stia in pace. Non mi va bene se la divisione della Libia lo fanno la Total, l'Eni e le altre multinazionali del petrolio che si divideranno la Libia per pozzi petroliferi. Questo non mi va bene. La nostra proposta è chiara: cooperazione internazionale, diplomazia, ma diplomazia con attori credibili. Non può andare a fare un'azione diplomatica in Libia che ha bombardato la Libia. Per questo abbiamo più volte chiesto di coinvolgere per esempio i paesi dell'America Latina, che in questa storia non c'entrano niente, hanno credibilità internazionale perché non hanno interessi sul luogo. Tra l'altro, noi siamo già complici di quello che sta avvenendo in Libia, perché il governo Renzi ha messo a disposizione Sigonella per i bombardamenti con i droni. In questo modo ha reso Sigonella e la Sicilia un bersaglio, ha reso la nostra gente un bersaglio, e questo è imperdonabile. Noi non vogliamo più che si sganci una sola bomba. Gli unici che possono riappropriarsi della Libia sono i libici, se si sentono tali. Se si sentono tre popoli differenti, si riappropriano dei loro territori e caccino fuori con i loro eserciti e la loro polizia quelli che sono i terroristi. Grazie Di Maio. Grazie. Andiamo incontro.